Ciao, sono Leo. Oggi vorrei mostrarvi come avere una pianta di avocado partendo dal seme fino alla piantina. Prima di iniziare il video, per supportarmi vi chiederei di iscrivervi al canale e se il video vi sarà utile di lasciare un like. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vi mostro come propagare il seme di un avocado. Questo è il frutto di avocado che ho acquistato in negozio. Andremo a prelevare il seme di avocado andando a dividere il frutto in due con un coltello. In questo modo. Non vi preoccupate se doveste intaccare il seme, non succede nulla. Prendete Dopo aver reciso l'avocado, andiamo a prelevare il seme con l'aiuto di un cucchiaio. E per rimuovere la polpa di avocado vicino al seme, lo andremo a sciacquare sotto l'acqua corrente. Adesso che il nostro seme è pulito, il prossimo step consiste nel far asciugare la corteccia del seme in modo da rimuoverla manualmente e per facilitare questa operazione lascio asciugare il seme all'interno di un tovagliolino di carta per qualche giorno. Passato qualche giorno, la corteccia sarà facilmente rimovibile. In questo caso forse dovevano passare più giorni, in quanto la corteccia è ancora aggrappata al seme. Comunque, per facilitarmi il lavoro, vado a utilizzare un coltello. In questo modo. Una volta aver pulito il seme, con l'utilizzo di due stuzzicadenti, alcuni ne usano tre, ma io credo che due vanno benissimo, ci serviranno come appoggio per far mantenere il nostro seme sulla superficie dell'acqua. Gli stecchini, mi raccomando, non vanno messi a caso, ma devono essere inseriti lateralmente alle due linee, in questo caso marcate di marrone, ma non sempre lo sono. Di solito presentano solo delle linee di depressione. Comunque in zona centrale al seme, è da qui che praticamente il seme si aprirà in due e fuoriuscirà la radice e poi il germoglio. Adesso non ci resta che aspettare che il seme faccia il suo dovere. Passati 40 giorni, il seme di avocado ha iniziato ad aprirsi e se lo osserviamo bene, noteremo una piccola radice spuntare dal suo interno. Questa è una cosa molto positiva perché vuol dire che il nostro seme ha trovato delle condizioni ottimali per svilupparsi. Passati altri 10 giorni, quindi nel totale 50 giorni, la radice è cresciuta un bel po'. Da qui in poi vedremo la radice crescere di giorno in giorno e ci darà già a questo punto tanta soddisfazione. Ma non è finita qui, presto germoglierà. Dopo circa 60 giorni è possibile vedere all'interno del seme la piccola piantina che sta spuntando. Dopo 80 giorni la radice si è allungata. Decido così di cambiare contenitore anche se la radice può crescere benissimo in questo piccolo, ma per via del video preferisco osservarla per intero. Riempio il contenitore nuovo con dell'acqua di rubinetto e aspetterò un paio di ore prima di mettere il seme all'interno, in modo tale che si uniformi con la temperatura dell'ambiente, per non creare uno shock termico alla piccola radice. Ed ecco che dopo 3 mesi di attesa la nostra piantina di avocado è spuntata dal seme e adesso per crescere necessiterà di luce indiretta. Per
Mi raccomando, non mettetela ai raggi del sole se non volete perderla. Dopo 3 mesi e mezzo, la piantina di avocado ha continuato ad allungarsi, così anche la sua radice. Con un po' di attenzione si iniziano a intravedere le prime foglioline, che cresceranno e diventeranno grandi in seguito. Trascorsi i 4 mesi dalla messa a dimora del seme, ormai la piantina di avocado sta prendendo forma. Presenta 3 foglioline che stanno crescendo giorno dopo giorno. Dopo qualche giorno, dal 4° mese, la radice ha continuato ad allungarsi insieme alla piantina e, come vedete, ha iniziato a piegarsi, ma questa volta non andrò a cambiare il contenitore. Lascerò che la radice cresca qui all'interno. E dopo 150 giorni, ossia 5 mesi dalla messa a dimora del seme, la pianta presenterà questa forma. Vederla ogni giorno crescere è veramente una goduria, e per chi viene in casa a trovarmi, mostro la mia piantina come un trofeo, un piccolo successo di una pianta nata da un semplice frutto, arrivato da lontanissimo, acquistato in negozio e fatto nascere qui in questa casa. Il video termina qui, se ti è piaciuto lascia un like e per non perderti altri video come questi iscriviti al canale e attiva la campanellina. Inoltre ti ricordo i miei canali di Instagram e Facebook dove condivido altre informazioni. E con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!